Algodistrofia è una patologia poco conosciuta, ma che se si riconosce in tempo si può tranquillamente curare. Andrea Martino, poi torniamo in studio. Ho avuto un trauma a seguito del quale sono andata in pronto soccorso e mi è stata diagnosticata una distorsione, il piede è stato bloccato, e avevo il mio tutore, ma intanto che passavano i giorni, invece di avere un miglioramento, sentivo un dolore, una sensazione di stringimento, se possiamo dire così. Questo piede era bruttissimo, era rosso, sembrava un bicchiere di Barbera. E dopodiché ho mandato le immagini al mio ortopedico che dice: c'è un sospetto di algodistrofia. Il sospetto per Alessandra si tramuta in realtà, si tratta proprio di algodistrofia, una malattia rara che colpisce principalmente il tratto mano-spalla e i piedi. Questa fotografia è stata fatta il giorno in cui io la vidi la prima volta e come vedete il piede della paziente aveva le tipiche manifestazioni della malattia algodistrofica. La difficoltà sta proprio nel diagnosticare subito questa malattia a causa della non specificità dei sintomi e perché la si può confondere con altre patologie. È una malattia infiammatoria e dolorosa e queste due caratteristiche sono quelle che contraddistinguono specificamente questo tipo di malattia. Bisogna capire quando a quelli che sono gli eventi che innescano questa malattia più frequentemente, in buona sostanza i traumi, quando a quello che è la conseguenza dell'evento traumatico subentra questo tipo di malattia, che in qualche modo, in qualche misura la potremmo definire come una complicanza di un evento traumatico, di un evento fratturativo. I sintomi, intenso dolore e infiammazione, possono comparire dopo pochi giorni o dopo un mese da un evento traumatico. Il paziente percepisce dolore per stimoli normalmente non dolorosi e questo disturbo viene chiamato allodinia. E poi c'è quella che viene chiamata l'iperpatia, ovvero una percezione dolorosa che è sproporzionata all'entità dello stimolo. Spesso, non sistematicamente, col passare del tempo, la fase infiammatoria acuta, dove la mano è rossa, calda e gonfia, la mano col passare delle settimane tende a cambiare, ad avere alcune caratteristiche differenti, ovvero diventa una mano più fredda, diventa una mano più scura, bluastra, quasi cianotica, come in questo caso. Questo viceversa è la manifestazione tipica di una forma evoluta, di una forma non trattata, di una forma in cui le manifestazioni infiammatorie regrediscono, ma rimane quello che è un deficit funzionale. Non si conoscono ancora le cause per le quali lo stesso evento traumatico in alcuni pazienti innesca l'algodistrofia, in altri no. Sappiamo che esistono alcune situazioni predisponenti, alcune patologie predisponenti, ma quelle che sono esattamente le motivazioni per cui in qualche caso il paziente manifesta questo tipo di problematica, a tutt'oggi le cause non sono ancora completamente conosciute. Fino ad una quindicina di anni fa inoltre non esisteva una terapia specifica e ci si limitava a degli antinfiammatori e antidolorifici con risultati modesti e transitori. L'obiettivo era quello di controllare il dolore con una terapia analgesica e tipicamente il dolore d'algodistrofia risponde poco e male agli analgesici e c'era l'obiettivo di recuperare la funzione per il tramite della fisioterapia. Viceversa, da una decina d'anni a questa parte abbiamo a disposizione un trattamento riconosciuto efficace dall'ente regolatorio che è in grado, nella grande maggioranza dei casi, oltre l'80%, di portare in buona sostanza il paziente a guarigione in un tempo relativamente modesto, nell'arco di 40 giorni. Trattamento seguito da Alessandra e che ha portato in poco tempo dei benefici. E ho avuto dei risultati ottimi, cioè io adesso sono qua che mi sono fatta 4 km quasi di corsa nella città e mi sento bene, non ho male, il dolore è scomparso direi rapidamente dopo questi trattamenti.